Allora, oggi dobbiamo costruire i numeri reali. Se vi ricordate, noi abbiamo costruito Q come N, allora Z cartesiano N modulo una certa relazione di equivalenza. Lo ripeto, un numero razionale è una frazione del tipo P su Q, dove P appartiene a Z, Q appartiene a N, quindi è diverso da 0. Poi due frazioni P su Q e il primo su Q' sono equivalenti, uguali, noi li dichiariamo proprio uguali, se e solo se P Q' uguale P' Q. Quindi ad esempio, se io ho 8, che ne so, 8 diciottesimi, 4 noni, 16 36esimi, eccetera, tutte queste frazioni sono tutte equivalenti. 8 per 9 72, 4 per 18 72, 4 per 36 144, 16 per 9 144. Questa qui si può vedere, mi sembra di averlo lasciato per esercizio, che è una relazione di equivalenza. Essendo una relazione di equivalenza, induce su questo insieme Z cartesiano N una partizione, no? Per esempio, tutte queste frazioni stanno tutte da parte perché sono tutte equivalenti e nessuna di esse è equivalente a una frazione che non rappresenti il numero 49. A questo punto noi consideriamo un elemento per ogni classe di equivalenza, questo insieme lo chiamiamo numeri razionali. In genere, quando si va a designare l'insieme delle classi di equivalenza, si mette l'insieme di partenza, poi si scrive, ci sta questa barra, e poi si indica sotto la relazione di equivalenza rispetto alla quale stiamo quozientando. Ok, questo è il termine tecnico, però diciamo quello che mi deve rimanere impresso è questo, cioè cosa sono le diciamo i numeri razionali, i numeri che si possono scrivere sotto forma di frazione. Due frazioni sono uguali, sono equivalenti nel senso dell'uguaglianza per noi, se e solo se vale questa relazione. Questa è una relazione di equivalenza, gode la proprietà riflessiva, ogni frazione è equivalente a se stessa. P Q è uguale a QP, no? Se io qua ci metto Q e P, viene PQ uguale a QP, quindi proprietà riflessiva. Proprietà simmetrica, se P Q' uguale I' Q, se solo se primo Q uguale di Q'. Proprietà simmetrica. Infine, la proprietà transitiva. Allora abbiamo P su Q equivalente, scrivo uguale, perché poi questa equivalenza noi la indicheremo come uguaglianza, a I' su Q'. I' Q' uguale a P secondo su Q secondo. Allora, questo cosa indica? Indica che PQ' è uguale a P' Q, e inoltre P' Q secondo è uguale a P secondo Q'.
tutto implica, allora io posso moltiplicare, allora io voglio arrivare alla fine al fatto che P' che P secondo, scusate, deve essere uguale a P secondo Q'. Voglio arrivare qua. Allora cosa faccio? Moltiplico per questo e questo per questo. Se, allora, se A uguale a B e C uguale a D, A per C sarà uguale a B per D. Quindi avrò lo cambio l'ordine perché tanto la moltiplicazione è commutativa. Q' Q' uguale P' Q' da quest'altra parte P' Q' P secondo. Ora vedete che il numero P' Q' o era uguale a 0 e allora qui voleva dire che P' era uguale a 0, voleva dire anche che P secondo e P dovevano essere uguali a 0 e tutte queste frazioni indicavano 0. Ma se suppongo P' Q' diverso da 0, da questa uguaglianza, dividendo per P' Q', lo tolgo di qua, rimane P² uguale a P². Ok? Però chiaramente per dividere bisogna che questo prodotto sia diverso da 0. Q' era già diverso da 0, lo sapevamo perché sta in E. P', se fosse uguale a 0, allora vorrebbe dire che qua ho 0 uguale a 0, ma anche qua ho 0, quindi anche di qui dovrei avere 0, siccome Q' è uguale a 0, è diverso da 0, P² deve essere uguale a 0. La stessa cosa dall'altra parte, P deve essere uguale a 0. Allora tutte e tre le frazioni in quel caso, che sarebbe da trattare a parte, sarebbero 0. Però modulo quel caso da trattare a parte, da queste uguaglianze abbiamo ricavato la proprietà transitiva e quindi questa è una relazione di coerenza. Quindi quando andiamo a uguagliare le frazioni secondo questa regola, io qua sto parlando di relazione di equivalenza e di uguaglianza, però perché per noi la relazione di equivalenza che c'è sulle frazioni indica l'uguaglianza. Lo fate dalle elementari semplificate e dite che 8 dodicesimi è uguale a 2 terzi. Potete verificarlo perché 8 per 3 fa 24 e 2 per 12 fa 24. Vedete che coincide perfettamente con la nozione che abbiamo introdotto. Una volta che abbiamo introdotto Q, se vi ricordate, anche questo abbiamo detto come si fa, velocemente, ma l'abbiamo detto, come si fa la somma di due frazioni, P su Q più P' su Q', per definizione, è uguale a PQ' più P' Q fra Q'. Questa è la solita regola di addizione che voi avete memorizzato quando alle elementari, dicendo che si fa al denominatore il minimo comune multiplo. In realtà non è necessario fare il minimo comune multiplo, basta fare un comune multiplo. Qua se Q vale 8 e Q' vale 12, qua ci sta scritto 96, che non è il minimo comune multiplo. Ma la cosa va bene uguale, al limite fate qualche semplificazione. Quando scrivo così, però, cosa ottengo? Questa non è la classe di equivalenza. Quando io scrivo una frazione, in realtà non scrivo la classe di equivalenza. Per esempio, non posso scrivere, mettiamo che come rappresentante della classe di equivalenza io prenda la frazione ridotta ai minimi termini, per esempio 2 terzi. Se ci scrivo 8 dodicesimi qua, che non è ridotto ai minimi termini e quindi non è il rappresentante canonico della classe di equivalenza, la cosa funziona lo stesso,
cioè io al limite la semplificazione la faccio dopo. Quindi quando scrivo così sto dicendo che qui e qui devo prendere un rappresentante della classe di equivalenza, non per forza un certo fissato rappresentante, capito? Cioè non è che lo devo scegliere, devo per forza semplificare prima di fare questo. Posso fare anche la somma e eventualmente semplificare dopo, lasciare non semplificato se la cosa non mi dà fastidio. Quello che otterrò però sarà un rappresentante della classe di equivalenza giusta. Ok? Cioè sarà la frazione giusta. Magari non semplificata, ma la frazione giusta. E non è che è difficile. Invece per quanto riguarda il prodotto anche qui si fa P per P' fratto Q per Q'. E non ci sono problemi perché Q e Q' stanno in N. Ovviamente, quando è possibile, si fanno le dovute semplificazioni. Questo sempre perché le semplificazioni noi le facciamo non perché in questo modo cambi la frazione, ma perché la frazione è più gestibile, abbiamo numeri più bassi. Io 8 dodicesimi lo semplifico, così ho 2 terzi e la cosa mi sembra, diciamo, i conti mi vengono più facili. Ok. Adesso, prima di andare avanti, oggi dobbiamo fare la costruzione di R, che richiede un minimo di difficoltà in più, ma non dal punto di vista materiale, dal punto di vista concettuale, cioè un concetto da capire che fino adesso non abbiamo incontrato. Quindi, ricapitoliamo. Noi siamo partiti da N, i numeri naturali, quindi io sono partito proprio dal minimo, dall'insieme più semplice che semplice, neanche tanto semplice, perché abbiamo visto che i numeri naturali sono, diciamo, devono rispettare gli assiomi di Peano. Poi abbiamo costruito i numeri interi. Cosa sono i numeri interi? Sono coppie di numeri naturali con una certa relazione di equivalenza. Coppie perché uno indica il credito, uno indica il debito, uno indica il più positivo, uno indica il negativo. Per esempio la coppia 5-7, poi alla fine l'abbiamo indicata con meno 2, perché se io ho 5 di attivo e 7 di passivo, alla fine sto in debito di 2. 5-7 equivale a 0-2 e 0-2, il 2 a destra è come se ci mettessi il meno, quindi meno 2, lo rappresentiamo con meno 2. Se invece avessi 7-5 sarebbe più 2. Poi ci siamo fermati un attimo, abbiamo detto che in Z che cosa ci possiamo fare? Le somme e i prodotti. Le somme, rispetto alla somma, Z è un gruppo abeliano, cioè possiamo fare la somma, è un'operazione interna, esiste l'elemento neutro della somma che abbiamo indicato con 0, poi esiste l'elemento opposto che è uno, l'opposto di 5 e meno 5, cioè un numero tale che sommato a 5 faccia 0, eccetera. E possiamo fare il prodotto. In Z però l'immerso rispetto al prodotto non c'è sempre, l'immerso di 5 non c'è, cioè non c'è nessun numero che moltiplicato per 5 faccia 1, che è l'elemento neutro del prodotto. Adesso che abbiamo introdotto i razionali, siamo tornati a dire che con i razionali ci facciamo di nuovo le somme e i prodotti. Con queste somme e prodotto, con questa definizione di somma e prodotto, Q che cos'è? Quindi tecnicamente noi indichiamo sempre Q, cioè questa sarà l'unica volta, una delle poche volte che lo indicheremo così. Q sono le frazioni, i numeri razionali, è il simbolo che noi usiamo per i numeri razionali, eh? N numeri naturali, Z numeri interi, Q numeri razionali. Allora, su Q possiamo fare somma e prodotto. Allora, quali sono le proprietà di somma e prodotto? Adesso possiamo rifare la lista. La rifacciamo perché almeno la memorizziamo una volta e per tutte, anche perché quando passeremo a R le proprietà di somma e prodotto non cambieranno, saranno le stesse. L'unica cosa che cambierà è che invece degli operandi, invece di essere in Q, saranno in R. Quindi la prima proprietà è che è più un'operazione interna.
Questo vuol dire che x più y appartiene a q per ogni x e y appartenenti a q. Cioè quando faccio la somma di due frazioni esce fuori l'altra frazione. Poi più è associativa, quindi x più y più z è uguale a x più y più z per ogni x, y e z appartenenti a q. Scrivetela questa lista, perché io poi per quanto riguarda r non la ripeterò, perché sarà la stessa lista, invece alla fine di mettere che i numeri stanno in q ci dovremmo mettere che i numeri stanno in r, e non è che lo scriviamo un'altra volta una lista di 10 proprietà solo per quella piccola differenza. Poi esiste 0 appartenente a q tale che x più 0 è uguale a 0 più x uguale a x per ogni x appartenente a q. Quindi 0 si chiama elemento neutro della somma. Poi x più y è uguale a y più x per ogni x e y appartenenti a q. Allora, fino a qua, ah scusate, ci manca l'opposto, lo devo ficcare qua in mezzo, questa la riscrivo più sotto, però qua in mezzo ci devo scrivere che per ogni x appartenente a q esiste meno x appartenente a q tale che x più meno x uguale meno x più x uguale 0. Meno x è lo sposto x. Opposto oppure immerso rispetto alla somma. Attenzione, la parola immerso usiamola il meno possibile, perché poi ci sta l'immerso rispetto alla somma che è meno x e l'immerso rispetto al prodotto che è 1 su x. Ok? Allora, poi dicevo x più y uguale y più x per ogni x e y appartenenti a q. Allora, fino a qua si dice che q più è un gruppo, e qua si aggiunge l'aggettivo abeliano, abeliano o commutativo, è la stessa cosa. Commutativo perché questa è la proprietà più famosa dell'addizione, vale sia per l'addizione ma pure per la moltiplicazione. Sappiamo bene che io cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, così come cambiando l'ordine dei moltiplicanti il prodotto non cambia. I matematici hanno sempre la voglia di abbreviare, quindi quelle proprietà che io ho messo, diciamo, nella parentesi quadra mi dicono che Q con la somma è un gruppo. Questa proprietà mi dice che è abeliano o commutativo. Abeliano viene dal nome di un matematico che si chiamava Abel, commutativo per dire che potete commutare la posizione degli addendi senza che il risultato cambi. Fate attenzione che non tutte le operazioni sono commutative. Vedremo il prodotto di due matrici, quando faremo il prodotto di due matrici non sarà commutativo. Ma per farselo ben stampare in testa vi faccio due esempi. Uno mi pare che era un Tullio Reggio, un fisico famoso, in una trasmissione televisiva 30 anni fa, diceva: se io ho una colonna davanti a me, allora una cosa io faccio, un passo a sinistra, un passo avanti, va tutto bene,
e non succede nulla. Se io provo a commutare queste due operazioni, invece di fare un passo a sinistra e un passo avanti, faccio prima un passo avanti e poi voglio fare il passo a sinistra, non va per niente bene perché sbatto in fronte alla colonna. Se pensate che tutto sia commutativo, in altre parole, questo esempio diciamo l'ho tirato fuori io, ma insomma è abbastanza, rimane abbastanza impresso, la mattina provate a mettere prima i pantaloni e poi le mutande e poi andate in giro e vedete se ci sta qualche reazione. Penso che già a livello di familiari non vi fanno uscire dalla porta. Non è commutativo. Tra l'altro, quando ti svesti devi fare operazioni in ordine inverso in quel caso, quindi anche lì vedrete che anche in informatica, per esempio, avete altre cose, per esempio l'esempio di una pila FIFO e LIFO, no? In quel caso last in, first out, cioè se avete messo i pantaloni per ultimi sarà il primo strumento che dovete togliere. Però questo, stiamo divagando. Gruppo abeliato. Poi, se vi ricordate, avevamo le proprietà della moltiplicazione. Io le scrivo qua, poi dopo riabbasso il tutto così si vede. Allora, abbiamo la moltiplicazione, che è un'operazione interna su Q, cioè x per y appartiene a Q per ogni x, y appartiene a Q. Poi abbiamo che è associativa pure lei. Le operazioni, se non sono associative, non le prendiamo proprio in considerazione, quindi x per y per z è uguale a x per y per z. Oh, questa operazione, questa associatività è quella che ci permette di fare, vi ricordate l'altra volta abbiamo fatto una somma in colonna? Per quale motivo funzionava? Perché la somma è associativa, quindi se io facevo, non è importante non solo l'ordine ma anche se io faccio prima il secondo con il terzo e poi il risultato, cioè l'operazione tecnicamente sarebbe sempre una, diciamo, richiede sempre due operandi, quindi tecnicamente quando io ho tre addendi devo fare prima la somma di due e quello che viene poi lo devo fare col terzo. Nel caso della moltiplicazione, prima la moltiplicazione di due e poi il risultato lo devo moltiplicare col terzo. Però se lo faccio in questo ordine o in quest'altro ordine, il risultato è lo stesso. Poi la moltiplicazione è distributiva rispetto alla somma, cioè x per y più z e poi x più y per z. Allora questo fa x per y più x per z, qua fa x per z più y per z, questo però x, y e z appartenenti a Q, cioè questa è la proprietà che usiamo quando facciamo la moltiplicazione e abbiamo una parentesi a sinistra o a destra. A volte la usiamo, invece di fare prima la somma ci conviene a volte fare prima le moltiplicazioni. Questa si chiama proprietà distributiva, a sinistra e a destra, vale sia di qua sia quando la somma ce l'avete a destra sia quando la somma ce l'avete a sinistra. Poi esiste
l'elemento neutro, cioè 1, tale che x per 1 è uguale a 1 per x è uguale a x per ogni x appartenente a Q. Quindi c'è una frazione che si chiama 1, sarebbe 1 su 1, o 2 su 2, o 3 su 3, come fa? Ma sempre 1 fa, che è moltiplicata per x, mi lascia x inalterato. Poi, per ogni x appartenente a Q, x diverso da 0, esiste un numero che chiamiamo 1 su x appartenente a Q, tale che 1 su x per x faccia 1. Questo si chiama 1 su x è il reciproco di x. Possiamo chiamarlo anche inverso rispetto al prodotto. Quindi l'inverso rispetto alla somma è l'opposto, l'inverso rispetto al prodotto è il reciproco. Ok? Perché questo deve essere diverso da 0? Perché se io prendo x uguale a 0, qualunque cosa moltiplicherò per x, il risultato sarà sempre 0. Questo si può dimostrare. Questa non è una proprietà da mettere nell'elenco, perché si può dimostrare. Faccio solo questo esempio di dimostrazione, non è che il nostro scopo è quello di fare questo tipo di esercizi, questo tipo di esercizi magari si fanno più a matematica, ma come si fa a dimostrare che 0 per un qualunque numero fa 0? Allora io faccio 0 per x, questo è uguale a 0 più 0 per x, perché? Quando faccio 0 più 0, 0 è l'elemento neutro alla somma, quindi 0 più 0 fa 0. Quindi se faccio prima questa somma viene 0, poi la devo moltiplicare per x. Ma adesso applico la proprietà distributiva, quindi qua viene 0 per x più 0 per x. Adesso questo numero non lo so qual è, quant'è, però io so che ha un opposto. Quindi adesso faccio meno 0 per x più 0 per x uguale meno 0 per x più 0 per x più 0 per x. Allora che cosa so? So che questo risultato mi danno entrambi 0, perché un numero più il suo opposto fa 0. Ma poi so che 0 più 0 per x, quindi quest'altra somma fa 0 per x. Risultato finale che 0 per x fa 0. Ora, se vi sembra di non aver capito nulla, per quello che dovete fare voi non è tanto grave, però vi assicuro che questa è una dimostrazione. Noi abbiamo usato le proprietà che abbiamo messo nell'elenco e siamo partiti da un prodotto 0 per x e abbiamo visto che alla fine 0 per x deve fare 0. Da una parte abbiamo ottenuto 0 per x, dall'altra parte abbiamo ottenuto. Quindi 0 moltiplicato qualunque numero deve fare 0. Questa è una proprietà che non ha bisogno di essere messa nell'elenco, perché si può ricavare dalle proprietà che stavano nell'elenco. Quindi non è una proprietà essenziale. No? Ok. Però chi è il reciproco? Adesso cancello qui, andiamo a vedere un po' come si fa questo reciproco secondo voi. Allora, chi è il reciproco? Per esempio il reciproco di 3 quarti, chi è? Ci siete tutti che è 4 terzi? Oppure semplifico prima di fare il prodotto, voi fate la semplificazione in croce, no? 4 con 4, 3 con 3, alla fine rimane 1 per 1. Quindi chi è il reciproco di P su Q? Ni
E questo è corretto. Però se la frazione è positiva. Perché se la frazione è negativa, noi abbiamo, come abbiamo detto, le almeno noi nella definizione abbiamo dato noi, il denominatore deve essere sempre positivo. Quindi se io ho meno 3 quinti, chi è il reciproco? No, non è 5 terzi, è meno 5 terzi, che non è q su p, ma è meno q su meno p. Quindi in realtà, se vogliamo individuare il reciproco, dobbiamo fare q su p, se p è positivo, e meno q su meno p. Capisco, ma dice, ma non sono equivalenti, semplifichi per meno 1. Sì, se ammetti i denominatori negativi. Ma siccome noi volevamo i denominatori sempre positivi, vabbè, è una quisquilia, però se andiamo a vedere rispetto alla definizione che abbiamo dato noi, questo se p è maggiore di 0 e questo, diciamo, meno q su meno p se p è minore di 0. Però alla fine non fa niente, se fate q su p e se siete in grado di semplificare anche per meno 1, alla fine il risultato vi esce giusto, non è quello. Oh, però perché deve essere diverso da 0? Perché al denominatore 0 non ci può stare. Due motivi. Uno, sta formula non funziona. Perché non c'è una, non esistono frazioni che abbiano al denominatore 0. Secondo, perché abbiamo prima testé dimostrato che 0 per qualunque cosa fa sempre 0, quindi non può fare 1. Se non può fare 1 non ci può stare il reciproco, non esiste il reciproco. Quindi il reciproco ce lo devono avere solo gli elementi diversi da 0. Infine, l'ultima proprietà è quella più facile e più conosciuta, che è la proprietà commutativa. Mi dice che quando faccio il prodotto di due frazioni e scambio l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Allora, come si enunciano queste proprietà? Quindi Q più e per, adesso ci abbiamo aggiunto l'operazione, quindi le proprietà di prima io me le tengo, cioè Q con più è già un gruppo abeliano. Adesso quando arrivo fino a qui dico che è un anello. Se invece arrivo fino a qui dico che è un anello con 1. Se invece arrivo fino a qui dico che è un corpo. Quando ci aggiungo questa proprietà dico che è un campo, cioè corpo commutativo. Ora, tutte queste proprietà sono in qualche modo, tutti questi nomi più che proprietà, sono in qualche modo per voi un'esagerazione, perché magari non incontrerete molti anelli, però magari sì, perché le matrici sono un anello. Un anello con l'uno. L'uno delle matrici sarà la matrice identica. In quel caso stiamo parlando ovviamente di matrici quadrate. Vedremo nel corso di analisi tutto. Ah, quello là sarà un esempio di moltiplicazione non commutativa. Invece Q, la sua moltiplicazione è commutativa. Quindi corpo commutativo si dice un campo.
Quindi un campo dal punto di vista, queste sono proprietà che vengono classificate in una branca della matematica che si chiama algebra, quindi sono le proprietà algebriche di Q con le operazioni di somma e prodotto, ed è un campo. Un campo è quanto di meglio possiamo avere, perché abbiamo queste due operazioni, ci possiamo fare tutto, quindi tutte le operazioni che potete fare sulla calcolatrice, per dire. L'unica cosa che non potete fare è il reciproco di 0, la divisione per 0. Anche se lo fate sulla calcolatrice, quando andate a dividere per 0, invece di rispondere qualcosa, vi risponde E, cioè errore. Chiaro? Ok. Bene. Oh. Noi allora vediamo un po', prima di costruire Q, quindi in quello che rimane di quest'ora, abbiamo ancora una ventina di minuti, cancello qui perché voglio avere una lavagna a disposizione. Andiamo, io ho accennato durante le esercitazioni, ho accennato ad altre operazioni su altri insiemi, per esempio se io ho un insieme fatto solo da due elementi che chiamo Z2, le classi resto modulo 2, che sono 0 e 1, e considero operazione di addizione fatta così, (1 più 1 fa 0), perché 1 più 1 fa 2 ma che modulo 2 fa 0, e considero l'operazione che sarebbe poi l'XOR, se lo vediamo a livello come 0 e 1 li vediamo come, diciamo, i due parametri li vediamo come 2p, il risultato è l'XOR dei 2p. La moltiplicazione su questo insieme diciamo, queste operazioni non sono la somma e la moltiplicazione classica. Questa potrebbe essere pure la moltiplicazione classica, questa non è la moltiplicazione classica, è l'addizione classica, perché 1 più 1 l'addizione classica fa 2 e non fa 0. È un'addizione modulo 2. Quindi queste operazioni sono modulo 2. Allora, se andassimo a rifare la lista di proprietà che abbiamo visto prima, tutte le proprietà funzionano tale quale. Le operazioni non sono le stesse. È un'operazione interna? Sì, prendo due elementi che stanno in Z2 e il risultato sta in Z2. Prendo due elementi che stanno in Z2 e il risultato sta in Z2. È un'operazione associativa? Vi fate l'esercizio e verificate che è associativa. Ci sta l'opposto, l'opposto di 0 è 0, l'opposto di 1 è 1, perché 1 più 1 fa 0. Ci sta il reciproco? Beh, 0 non ha bisogno del reciproco, il reciproco di 1 fa 1, perché 1 per 1 fa 1. Chiaro? L'operazione è commutativa? Sì, queste tabelle sono simmetriche, vuol dire che l'operazione è commutativa. Quindi se andate, è distributiva, vi fate l'esercizio e verificate che la moltiplicazione è distributiva rispetto alla somma. Quindi funziona tutto tale quale, quindi questo qui Z2 con la sua somma, con il suo prodotto modulo 2 è un campo chiama GF2, campo di Galois,
con le operazioni in modulo 1, e c'ha due elementi, due per dire il numero di elementi che ne vogliamo vedere un altro? È un campo, questo è il campo che ha meno elementi possibile. Due ci devono stare per forza. Ci deve stare l'elemento neutro della somma, 0, e l'elemento neutro del prodotto, 1. Non possono essere uguali 0 e 1, mai. In un campo, l'elemento neutro di somma e prodotto non possono mai essere uguali. Perché quello del prodotto è reciproco. Perché lui è reciproco di se stesso, no? C'ha il reciproco, 0 non ce l'ha reciproco. Ok, un altro campo. Allora andiamo a fare, prendiamone tre e facciamo le somme modulo 3. I resti modulo 3, 0, 1 e 2. Quando faccio la somma, se ho un orologio con 3 ore, se aggiungo, se passa un'ora, da 0 diventa 1, da 1 diventa 2, da 2 diventa 0. Poi qua 3 non c'è. 0. Queste sono le operazioni, diciamo, i risultati dell'operazione di sopra. Andiamo a vedere la tabella del prodotto. L'unica cosa difficile da fare, allora questa era facile da fare perché 0 per qualunque cosa da sempre è 0, quindi questa colonna e questa riga sono 0. 1 è l'elemento neutro del prodotto, quindi questa colonna e questa riga sono uguali a questa riga e questa colonna rispettivamente. L'unica cosa difficile da fare è 2 per 2, ma 2 per 2 fa 4, che modulo 3, se andiamo a vedere il resto modulo 3, fa 1. Ok? Allora, come vedete, anche questo è un campo. Perché? Valgono tutte le solite proprietà, vi fate questo campo con la sua somma e il suo prodotto, che non sono quelli di prima, li dichiamo sempre con più, ma è chiaro che se stiamo su Z2 prendiamo la somma di Z2, se stiamo su Q prendiamo la somma su Q, se stiamo su Z prendiamo la somma di Z, se stiamo su Z3 prendiamo la somma di Z2. Questo campo si chiamerà GF3, campo di Galois con 3 elementi. Ma perché la somma 2 più 0? Per scusate, insomma, qua ho sbagliato a scrivere. La somma. La terza fila, qua ho sbagliato. 2, 0. Qui avevo sbagliato a scrivere, dovevo ruotare verso sinistra e non verso destra. Perché appunto questo elemento neutro della somma, poi viene 2, poi dopo 2 c'è 0, dopo 3 che vale 0, poi dopo 0 vale 1. Ok? Quindi queste sono la somma e il prodotto di Z3. Ora, cosa vedete? Le proprietà di associatività, distributività, cioè quelle si dimostrano sempre allo stesso modo, una volta che uno l'ha dimostrato un paio di volte, poi si fanno sempre allo stesso modo. Quello che è importante sapere, più che altro, è l'esistenza dell'opposto e l'esistenza del reciproco. Allora, l'opposto di 0 è 0. L'opposto di 1 è 2, perché 1 più 2 fa 0, e infatti 2 più 1 deve fare 0, quindi è commutativa. Quindi 1 e 2 sono opposti tra loro, questo, diciamo, è chiaro che l'opposto e l'opposto diventa il numero di prima. Per quanto riguarda il prodotto, 0 non ha reciproco, il reciproco di 1 è 1, il reciproco di 2 è 2. 2 e meno 1, se lo volessimo indicare con meno 1, è la stessa cosa, no? Perché ci manca 1 per arrivare a 3, quindi
noi, se questo elemento lo volessimo chiamare meno 1, chiaramente qui il prodotto somiglierebbe un po' di più al prodotto uguale. Chiaro? Però sempre le classi resto modulo 3 sono. Semplicemente quella che vi dà resto 2 potremmo volerla indicare con meno 1. L'importante non è il nome, ma l'importante è la proprietà che si usa nel prodotto. Oh, andiamo a vedere invece se ho di classi resto le prendo rispetto a 4. Stavolta, allora vediamo di non sbagliare, allora come vedete io qua potrei risparmiare un paio di colonne, perché beh, questa riga e questa colonna le potrei risparmiare perché tanto sono sempre uguali a quella di sinistra e quella di sopra, però diciamo scriviamole, perché a voler risparmiare troppo poi non è che stavolta ok, stavolta penso di non aver sbagliato. Ok, quindi se il mio orologio ha un quadrante con 4 ore, vedete, certamente se sono le 2 e passano altre 2 ore, le ore sono 0, perché sono arrivato all'inizio del quadrante. Se invece le ore sono le 3 e passano 2 ore, vado diventa all'ora. Oh, per quanto riguarda il prodotto, allora, stavolta, allora se andate a vedere le proprietà distributiva, perché qua viene 0, 2, 0, 2, allora 2 per 0 fa 0, 2 per 1 fa 2, che è modulo 4 fa 2, 2 per 2 fa 4, che è modulo 4 fa 0, 2 per 3 fa 6, che è modulo 4 fa 2, 3, 3 per 0, 0, 3 per 1, 3, 3 per 2, 6, cioè 2, 3 per 3, 9, cioè modulo 4, il resto fa 1. Quindi come vedete stavolta la tabella della moltiplicazione, ancorché simmetrica, tutte le proprietà distributiva, associativa, commutativa continuano a valere, ma ci sta un problema sul prodotto, cioè la somma con la somma è un gruppo abeliano, l'opposto di 1 è 3, l'opposto di 3 è 1, l'opposto di 2 è 2, l'opposto di 0 è 0. Qual è il problema col prodotto? Chi è il reciproco di 2? Non c'è. Vedete, il reciproco di 1 c'è perché 1 per 1 fa 1, il reciproco di 3 c'è perché 3 per 3 fa 1. 0 il reciproco non ce lo deve avere, sta a posto. Ma il reciproco di 2 chi è? Non c'è. Perché non esiste, siccome... Perché non esiste? Perché se esistesse il reciproco di 2 ci vorrebbe un numero che moltiplicato per 2 sia congruo a 1 modulo 4, cioè che quando lo vado a dividere per 4 mi dia resto 1, ma qualunque multiplo di 2 è pari, quindi quando lo vado a dividere per 4 mi darà un resto pari, o 0 o 2. 2 per 3 fa 6, diviso 4 resta 2. Quindi come vedete questo elemento non ha reciproco. Allora questa cosa qui si studia facilmente in algebra. Allora quando andiamo a prendere zn, cioè le stesse cose ma facciamo le classi resto modulo n, per esempio le operazioni sull'orologio sarebbero z12,
che sono modulo 12, possiamo dire che Z2 è un campo? Sì. Possiamo dire che Z3 è un campo? Sì. Possiamo dire che Z4 è un campo? No. È un anello con unità, ma non è un campo. In particolare vale anche un'altra proprietà, cioè viene a cadere anche un'altra proprietà che normalmente vale. Normalmente quando voi avete che un prodotto vale 0, mi dite che uno dei due deve valere 0. Questa proprietà vale, non è necessario arrivare a un campo, però vale nei domini di integrità, cioè vale nei campi. Qua non vale, qua non vale, perché 2 per 2 fa 0. Quindi voi avete un prodotto di un elemento diverso da 0 per un altro elemento diverso da 0 che fa 0. Quindi bisogna stare attenti, non tutte le cose sono campi. N non è un campo perché non c'è l'opposto, Z non è un campo perché non c'è il reciproco, Z4 non è un campo, ci sta l'opposto ma non c'è il reciproco di tutti gli elementi, 2 reciproco non è. Quando è che le classi resto costituiscono un campo? Vediamo un po' se qualcuno ha intuito. Z2 è un campo, Z3 è un campo, Z4 non è un campo. Quando, i numeri, quando n è un numero, quando zp, quando p è un numero primo. Per capirci, se io vado a fare la moltiplicazione con i numeri, prendiamo i numeri da 1 a 5, le classi resto sono, lo 0 non ce lo metto. Allora, 1, 2, 3, 4, 2 per 1, 2, 2 per 2, 4, 2 per 3, 6 fa 1, perché modulo 5 fa 1, qua modulo 5 che è un numero primo, 2 per 4, 8 che fa 3, 3, 1, 4, 2, poi 4, 3, 2. Allora, vedete che quando vado a fare la tabella della moltiplicazione ho tolto lo 0 perché sarebbe uno spreco segnare la colonna e la riga dello 0 perché sono tutti zeri. Vedete che ogni volta che vado a scrivere una nuova riga o una nuova colonna, questa non è altro che una permutazione di quelle precedenti. In particolare c'è sempre l'1, vedete? Il reciproco di 2 è 3, infatti il reciproco di 3 è 2, il reciproco di 4 è 4 e il reciproco di 1. Modulo 5. Allora, questa cosa si può dimostrare, noi non lo facciamo, che ogni volta che P è un numero primo funziona sempre, cioè ZP è un campo. Se P non è un numero primo, le usuali operazioni ma fatte modulo P non mi danno un campo. Per quale motivo? Se N non è un numero primo sarà il prodotto di due numeri, per esempio 12, 3 per 4. Ma 12 nel mio Z12 vale 0, né 3 né 4 valgono 0. E allora quando faccio 3 per 4, che succede? Che ho il prodotto di due numeri diversi da 0 che vale 0. Questo in un campo non può accadere. In un campo, in un campo vale sempre questa proprietà, che se il prodotto è nullo uno dei due deve essere nullo. Questa qua si chiama legge di annullamento del prodotto e la usate spessissimo in Q, in R, nelle moltiplicazioni usuali. Quando avete un prodotto e vi viene 0, dite uno dei due fattori deve fare 0. Ok? Allora adesso ci fermiamo, prima di fermarci ricapitoliamo che abbiamo detto fino a qua. Abbiamo ricapitolato le proprietà algebriche di Q, cioè abbiamo N, abbiamo costruito Z, abbiamo costruito Q. Q ci possiamo fare le somme e i prodotti. Con la somma e i prodotti Q è un campo, cioè abbiamo tutte queste belle proprietà. Abbiamo bisogno di Q per avere un campo? No, potevamo per esempio fare operazioni in modulo P, ma P doveva essere primo, perché se no non è un campo.
però quei campi ci possono interessare per esempio a chi studierà ingegneria delle telecomunicazioni per certe cose, per esempio per operazioni di crittografia, ma magari a voi non interessa, non vi accontentate di Q, ma Q con la sua somma, il suo prodotto è un campo. Quindi intanto abbiamo ripetuto, anche se molto velocemente, tutto quello che avete fatto, molte delle cose che avete fatto dalle elementari fino alle medie, cioè somma e prodotti di frazioni, eh? E non voglio dubbi su come si fanno somme e prodotti di frazioni, vale per le frazioni di numeri, vale per le frazioni di polinomi. Ogni volta dovete fare la somma di due frazioni, l'abbiamo scritto qua, vedete? Qua, questo è il prodotto, la somma l'abbiamo, no, sta là. Quindi sappiamo come fare. Quindi adesso abbiamo un insieme U, abbiamo due operazioni, sappiamo tutta una serie di proprietà. Possiamo fare solo questo? No, ci sono altre proprietà che non riguardano le proprietà più di tipo algebrico. Queste altre tipo di proprietà le andiamo a rivedere dopo la pausa.